Massimiliano, intanto siamo ad inizio del 2019, no? Quindi a questo punto un bilancio è facile farlo, o perlomeno è di obbligo fare un bilancio dal momento che la società vi ha chiesto la qualità nella crescita dei ragazzi, quindi qual è? Ma sicuramente la crescita è stata tanta, nel senso che i ragazzi, la società Arezzo ha chiesto non tanto i risultati quanto una qualità nel lavoro che potesse produrre una crescita esponenziale nei ragazzi, questa è stata perché stanno fornendo delle prestazioni ottimali. Purtroppo quando si ricerca le prestazioni vanno sempre a scapito dei risultati, però ecco, credo che sia importante per l'Arezzo avere più giocatori possibili per andare a fare i campionati a venire molto importanti. Tanto voi siete reduci da una scommessa che probabilmente brucia un pochino. Ma sicuramente, sai, si guarda, sì, è vero, alla crescita dei ragazzi, però ovviamente il risultato è fondamentale. Però ecco, anche nella prestazione che abbiamo fornito contro il Pontedera, che era la prima in classifica, si è potuto notare a livello tecnico-tattico un'importante crescita. Purtroppo noi paghiamo per ora una poca fisicità, però credo che questi ragazzi vanno aspettati, ecco, perché le loro qualità sono importanti. La classifica comunque vi premia, diciamo, vi lascia lì a un passo dalla zona playoff. Sì, ma ecco, io questa non la guardo perché per me, specialmente in questa fascia di età, è importante creare e formare il giocatore. Dopo è ovvio che sì, si guarda l'allenatore. Personalmente deve guardare anche la classifica, però credo che importante per me è vedere un gioco di squadra, una compattezza di squadra e questo secondo me è il primo risultato che in questa fase di età si dovrebbe guardare. Adesso comunque avete una settimana, come dire, dovete osservare il turno di riposo previsto dal campionato e quindi c'è una settimana in più per preparare la gara con la Pistoiese. Ma sicuramente sì, ci sono altri 11 giorni dove dobbiamo No. limare. Io li chiamerei dettagli, ecco, però noi spesso e volentieri cadiamo in degli errori individuali e questo mi fa ben sperare per il futuro che più che errori di squadra. E lavoreremo su questi errori per cercare di migliorare ancora di più le nostre prestazioni e la nostra classifica. Per concludere, i ragazzi come vivono questa esperienza? Ma guarda, sono un gruppo molto partecipativo, nel senso vivono l'allenamento a 360 gradi, cercano ogni volta di migliorarsi e cercano di interpretare al meglio quelle che sono le mie direttive. E questo per me già è un ottimo punto di partenza. Ok, grazie.